come la tua vita da calciatore, hai praticamente vinto quasi tutto, hai vinto un sacco di cose. Rimpiangi qualcosa della tua carriera? No, credo di no, di essere stato un privilegiato nella mia carriera, di aver ottenuto grandi successi, aver giocato nei club più importanti del mondo, e quindi su questo punto di vista no, sono contento di quello che ho fatto. Simone, ti senti meglio giocatore o allenatore? Vabbè, come giocatore ormai è nel passato, per cui ho lavorato tutto e adesso cerco di intraprendere questa carriera da allenatore, vediamo se sarò bravo, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, perché comunque fare il calciatore è una cosa, fare l'allenatore è un'altra, però ci proverò con tutte le mie forze. Ultima domanda e poi ti lasciamo andare via. Tu hai comunque giocato anche nella nazionale, hai fatto un sacco di presenze. Si prova qualche emozione particolare quando si indossa la maglietta azzurra, oppure il calcio, la partita, è come quando si gioca con la maglietta di un club? Beh, vedi, qua ci sono questi bambini che stanno cercando di crescere, di diventare dei calciatori. Io, come quando avevo la rotta, sognavo, guardavo la televisione, ricordo il mondiale dell'82, sognavo di diventare un giocatore importante. Poi ho avuto la fortuna di arrivare in nazionale, e credimi, quando senti l'inno nazionale, quando porti la maglia dell'Italia, è un qualcosa che porti veramente dentro il cuore, e che è il sogno di un bambino, e quindi lo vedi realizzare, quindi credo che sia qualcosa di fantastico. Hai detto una cosa che mi fa venire quindi un'altra domanda, hai detto da bambino si sogna. Un piccolo consiglio per dare ai bambini, ai ragazzi, per andare avanti. A questa età si devono divertire, devono sapere i genitori, che molte volte bisogna educare anche i genitori, bisogna già divertirsi, cercare di sapere che sono una persona sana, un ambiente dove coltivano dei valori, e poi col sorriso, quando arriveranno a 15-16 anni e vorranno provare a fare il calciatore, qui ne abbiamo uno che in poco tempo è diventato un big, con l'umiltà, con la voglia di migliorarsi, con la voglia di ottenere un obiettivo, perché nessuno nella carriera di un calciatore ti regala niente, con quella passione uno può arrivare, ma per il momento si devono divertire, non potessi questi tornei, perché io li ricordo, e quando venivo qui mi ricordavo quando io facevo il conio con mio papà, facevo i tornei, sono cose che mi sono portato nella mia carriera, ma ho avuto la fortuna di vincere tanto. Grazie! Allora, vediamo quanto più, ringrazio il direttore sportivo, perché io nella mia vita non ho mai visto mio padre così elegante. Per cui capisco l'importanza di questo torneo, veramente grazie. Bene, allora chiedo alla famiglia di Giacomo di fare un passo avanti insieme a Cristian.